Incontriamo questo importantissimo insegnante e designer cinese. Sappiamo che sta facendo dei progetti importantissimi e ha degli obiettivi molto particolari, per cui vorremmo che ci raccontasse qualcosa. Lui ha fatto design quasi 30 anni in Cina. In questo momento sta lavorando su qualche design di qualche hotel, comunque qualche progetto con un livello molto alto. Quali sono i materiali che utilizza per realizzare questi interni e se per arredare gli ambienti utilizza materiale italiano o mobili italiani? Ho utilizzato tanti materiali italiani, per esempio la luce, i mobili, anche vetro, particolare le luci. Ma pensa di realizzare degli importanti progetti anche in Italia? Sicuramente vuole realizzare qualche progetto in Italia. Ma di che tipo? Una cosa tra design e arte, quindi vuole collaborare questi due insieme, design e arte. E qual è il collegamento che ha l'architetto con l'architetto Colombo? Beh, il collegamento è molto semplice. Conosciamo entrambi Giorgio Casa, che è una struttura italiana, italo-cinese, la quale è importatore di grandi brand italiani, soprattutto nel mondo fashion design, con i quali io collaboro. Ho appena realizzato per loro un building con tutto lo showroom e la zona, diciamo, dedicata agli uffici. E ci siamo conosciuti per questioni di sinergia, quindi la mia appartenenza alla Cina, oltre all'attività didattica come docente universitario, è anche abbastanza importante per quanto riguarda poi tutto il Made in Italy con il gruppo Giorgio Casa. Quindi ci siamo conosciuti da una settimana, prima del Salone del Mobile, quindi adesso stiamo cercando di collegare le nostre sinergie e creare business un po' all'italiana. Ma secondo te l'architetto cinese in che cosa è specializzato maggiormente? Ma per quanto riguarda sicuramente le strutture, loro sono dei bravissimi ingegneri, dei bravissimi calcolatori, per cui riescono a realizzare anche con dei costi decisamente bassi grandi opere architettoniche sfruttando anche l'acciaio, quindi la materia prima che il mondo intero importa dalla Cina. Quindi da un punto di vista tecnologico sicuramente sono molto avanti e, ripeto, hanno dei costi decisamente bassi rispetto all'Italia, rispetto all'Europa, per cui il fatto di essere sinergici con loro, mettendo anche un po' di farina italiana, quindi di creatività, sicuramente è un buon connubio e sicuramente sarà un processo interessante che vedremo nel futuro. Quali sono i suoi obiettivi? Viene qua per comunicare con tutti i designer nel mondo, visto che Salone Mobile è una fiera più famosa nel mondo, quindi vuole venire qua per comunicare con tutti i designer che lavora su questo settore.